Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia. Allora oggi andiamo a vedere da vicino una canna da aging, una canna della Daiwa, esattamente la Emeraldas 83M. Quindi canna dedicata alla nostra amata pesca, ai cefalopodi in generale. Ora la andiamo a vedere da vicino, vi faccio vedere qualche caratteristica tecnica di questa canna e ci vediamo dopo per qualche considerazione finale. Bene, quindi andiamo a vedere da vicino questa canna Daiwa Emeraldas 83M, quindi partiamo come al solito dalla custodia, materiale semplicissimo, scrittina stampata sia da questa parte che da questa parte col logo Daiwa. Da questa parte troviamo la cernierina che a me piace molto sulle custodie. Qua Daiwa secondo me poteva mettere una taschina in più all'interno per poter dividere i due elementi in modo che non si toccassero insieme nel trasporto, ma è una cosa veramente di poco conto. Quindi andiamo a vedere da vicino la canna, che è la parte che ci interessa di più. Quindi partiamo dal fondo come al solito, materiale Eva, qua la vedete lucida perché è nell'imballo in cui ci arriva in negozio, quindi molto molto bella questa parte qua in Eva. Molto bella anche la distanza che c'è fra il portamulinello e il tappo della canna, quindi distanza veramente giusta. Abbiamo una placca Japan style, sempre scusate, quindi questa parte di fusto che lascia intravedere la canna all'interno con la scrittina Daiwa. Placca molto bella, dicevo, Fuji originale, Fuji fatta per Daiwa, su disegno Daiwa, quindi col suo diciamo notolino in Eva molto molto precisa, devo dire. Riporta anche una ghierettina azzurra colore identificativo del nome Everall per Daiwa. Abbiamo l'impugnatura in questo punto molto molto bella, Eva molto duro come piace a me, dimensione giusta. Scrittina Emeraldas sul fusto iniziale 8 e 3 m, ma andiamo a vedere qua sotto la parte che ci interessa di più, che è la parte, diciamo, dove ci sono le indicazioni tecniche, Emeraldas 8 e 3, eccetera eccetera, e che è la lunghezza 8 piedi e 3, egi consigliati 2 e mezzo 4. Poi nelle considerazioni mie finali vedrete, sentirete che io dirò che è una canna piuttosto rigida. Infatti, la testimonianza di quello che vi dico, è una canna che porta fino al 4 pollici di egi. Il 2 e mezzo lo porta bene, ma in effetti ha una leggera come si dice, una leggera sensibilità in meno rispetto a quello che siamo abituati a vedere su una canna da aging, ma ha molta molta schiena. Pie consigliato 0,5-1, solitamente noi consigliamo il pie 0,8 a meno che uno non utilizzi fili di altissimo livello. E qua viene la parte forte della canna, che è questo carbonio trecciato che da qui ha praticamente il primo anello, dona alla canna il fusto, quindi la rigidità del fusto sia nella cercata che nel tiro del nostro cefalopode. Anello molto molto bello, Fuji Alconite ponte alto, ecco ve lo faccio vedere. Quindi anello Fuji originale, un anello sicuramente di tutto rispetto. Qua inizia a cambiare il carbonio, vedete la differenza fra qua e qua, carbonio radiale, fino ad arrivare diciamo all'innesto, punto forte di questa canna, perché è un innesto V-joint dove Daiwa inserisce un materiale diverso completamente rispetto a questo materiale, rispetto alla parte iniziale del pedone, proprio perché in questa parte la canna sia più flessibile e nell'interruzione dei due elementi debba avere sempre una bella piega. Veniamo al secondo pezzo, molto molto semplice. Ripartiamo di nuovo con il nostro innesto, con la nostra legaturina, anello, secondo anello, terzo anello con il ponte sempre alto, dimensionato alla scalatura degli anelli. Qua andiamo poi invece, come siamo abituati a vedere nelle canne da aging, a un monoponte di piccole dimensioni fino ad arrivare alla cima, che devo dire che è molto molto ben rifinita, sensibile anche, perché poi non è che il 2,5 non lo utilizzate, diciamo che rispetto alle altre canne ha un'azione di punta leggermente meno spiccata. Benissimo ragazzi, quindi qua abbiamo visto i dati tecnici della nostra Emeraldas, andiamo alle conclusioni finali. Bene, quindi siamo tornati ragazzi, qualche considerazione finale. Allora, la canna che secondo il mio punto di vista si colloca soprattutto in una fascia di mercato molto interessante, perché ha un prezzo più o meno intorno ai 130 euro, quindi una canna assolutamente 130 euro diciamo ben spesi, una canna che ha una buona e spiccata azione di punta. Ve la faccio vedere
in questo caso, ecco, la vedete l'azione sempre di punta, classica azione delle canne da aging. Allora, io ho avuto il piacere di provarla sia quest'anno che l'anno scorso. Devo dire che è una canna che ha non tantissima sensibilità di punta sulle seppie, se la andiamo a utilizzare con degli artificiali da 2 pollici o 2 pollici e mezzo, ma comunque si riesce a utilizzare senza nessun problema. Il meglio di sé questa canna la dà sulla gercata, la giapponese, sulle nostre totanare classiche 3 pollici, 3 pollici e mezzo, o nel nuovo arrivato, ormai neanche più tanto nuovo, Eghino, quindi che offre più resistenza in azione di pesca. Una canna che ha come particolarità una buona schiena, quindi ha veramente veramente tanta schiena in questo caso, quindi abbastanza rigida di fusto, sicuramente una canna che ci permette di alzare di peso un cefalopode anche se è di notevole dimensioni, una canna che è ben anellata, una canna che impiega, dà il proprio riscontro grazie al sistema che vi ho fatto vedere prima del V-joint, quindi del materiale con cui è stato concepito il punto dell'innesto di questa canna. Molto bella la placca, ecco questa placca con questo manico così, questa è la lunghezza che a me piace, esattamente quella che a me piace, da mulinello a tappo, diciamo in fondo alla canna, proprio preciso. A me piace la canna che abbia questa lunghezza, per farlo passare, come vi ho fatto vedere anche in altre recensioni di altre canne, in questo modo. Un anello assolutamente di tutto rispetto, perché è il Fuji Alconite, quindi il K, quindi quello rivolto verso l'alto, eccetera. Una sola cosa in più che voglio aggiungere: non confondiamo la Emeraldas che abbiamo appena visto con la Emeraldas AGS, che prende il nome AGS dal tipo di anello che ha una montatura in carbonio, ma non è solo e l'unica caratteristica che alcuni mi chiedono: ma come mai che questa canna costa così molto solo per gli anelli? No, assolutamente. La Daiwa Emeraldas AGS ha come particolarità l'anello con la montatura in carbonio, bellissimo oltretutto, ma cambia radicalmente la canna, cioè quindi un'altra canna, un'altra azione, si chiama sempre Emeraldas perché la Daiwa definisce il discorso Emeraldas come pesca aging, c'è anche il mulinello Emeraldas che è fatto e nato per quello, quindi la Emeraldas canna AGS è una cosa diversa. Andremo poi a recensirla perché anche quello l'ho provata ultimamente e devo dire che l'anello con la montatura in carbonio in effetti fa il suo lavoro, poi la vedremo meglio e nel dettaglio. Quindi ragazzi, che dirvi, questo è tutto, spero che questo video vi possa essere stato utile, seguitelo perché ne abbiamo altre 2-3 canne da aging di quest'anno pronte per una recensione che vi voglio fare vedere, proprio perché così avete un po' il panorama un po' intero di quello che offre oggi il mercato. Grazie ragazzi di avermi seguito, iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci sulle nostre pagine Facebook, se vi è piaciuto il video condividetelo e mettete il mi piace, ci vediamo alla prossima e come sempre che la pesca sia con voi.